La puntata di oggi, giovedì 18 febbraio, di È sempre mezzogiorno, è stata dedicata a Andrea Lovecchio, il cantautore, compositore, paroliere, è stato un amico del volto del mezzogiorno del primo canale della TV di Stato. L'uomo si è spento a Roma a 78 anni, autore televisivo, è entrato nella storia della musica italiana come autore di successi come Luci a San Siro di Roberto Vecchioni e poi di Mina, Rumore di Raffaella Carrà e molti altri. Proprio sulle note di Rumore di Raffaella Carrà, Antonella Clerici ha aperto il penultimo appuntamento settimanale della sua trasmissione dicendo: volevo salutare un amico che ci ha lasciati, ha lavorato con me a Sanremo 2010, Andrea Lovecchio, un bacione, volevo ricordarlo così, è un uomo di spettacolo.